La Fondazione Fiumara d'Arte di Antonio Pressi estende alle scuole della provincia il progetto didattico La bellezza della Costituzione. Anche le scuole della provincia etnea parteciperanno al progetto didattico per l'anno scolastico 2010-2011 La bellezza della Costituzione, ideato e organizzato dalla Fondazione Fiumara d'Arte. Nell'iniziativa saranno coinvolte oltre 50 istituti di Catania, anche 20 scuole di ogni ordine e grado della provincia, che saranno coordinate dalla professoressa Maria Pia Fiumara. La presentazione ufficiale è stata tenuta nella sede dell'Istituto Napoleone Colaianni di via Pio La Torre a Riposto. Tutti i ragazzi anche della provincia studieranno sulla bellezza della Costituzione e tradurranno poi tutto questo percorso teorico con queste bellissime bandiere che saranno installate sui pali della luce e sicuramente anche con il linguaggio fotografico saranno coinvolti per la realizzazione del museo Terzo Occhio Meridiano di Luce a Librino. Tutto questo nasce per il quartiere di Librino, un grande rispetto, un grande atto di amore che noi come artisti vogliamo affermare in questo momento contemporaneo. Abbiamo conosciuto Antonio Pressi e abbiamo visto quello che ha fatto in quel territorio che inizialmente era devastato e che ha voluto restituire alla bellezza attraverso appunto le opere d'arte che arricchiscono quel territorio. Ci ha colpito questa cosa e ci ha parlato delle bandiere, peraltro, che avevamo visto a Librino. Ci sembrano simboli che riconducono e rievocano appunto quello che la Costituente ha voluto fare, cioè quei principi fondamentali e cui il cittadino si deve ispirare e cui una società deve ambire per arrivare a livelli sempre più alti. Bene, ed è tutto per questa edizione del nostro giornale. Silver Car.